Vorrei ringraziarvi. A nome del vostro paese ci avete resi orgogliosi e se anche non è arrivata la medaglia, naturalmente la prossima volta preferiamo la medaglia, per carità di Dio, ma è arrivata una medaglia bellissima che è la medaglia dell'affetto, della riconoscenza e anche dell'emozione. E allora, caro Presidente Magri, io ti confermo l'impegno che noi abbiamo. Caro Marco, non caro Coach, hai dato delle straordinarie motivazioni. Chi di noi si metteva a guardare le interviste del dopo partita era ammirato dalla determinazione che hai dato e anche nei break, che poi era sta cosa di avere i break in diretta TV, ma se uno gli scappa una parolaccia che succede? Cioè, come è un casino. Funziona che è andata. Quindi è bello perché quando noi eravamo piccini non c'era sta roba, il break era break, invece adesso si vede con le telecamere che arrivano sopra e al Presidente del CONI voglio dire che se i nostri sogni sul futuro dell'Italia sportiva, mettiamo così, avranno un seguito, io credo che largo merito sarà per la pallavolo e per la capacità che queste ragazze hanno avuto, i loro colleghi maschili dovranno impegnarsi allo stesso modo, ma a ciascuno di voi grazie. So che molte non giocano più in Italia.